Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sto facendo un po' di prove perché ho preso una ring light e sto facendo un po' di prove per vedere come migliora la qualità del video, anche se io non lo so, ogni volta che mi metto qui mi sembra che il video sia un po' sfocato, però vabbè. Allora, tornando a noi, come avrete visto dal titolo di questo video, oggi torniamo a parlare finalmente di libri. Tra l'altro sono rimasta indietrissimo perché ho già finito tre libri e adesso devo registrare tutte le varie recensioni. Comunque, cominciamo dal primo che ho terminato di leggere, che è questo: Il vantaggio di essere introversi. L'autrice è Marti Olsen Lenei. Spero che si pronunci giusto così, altrimenti chiedo perdono. Allora, io mi sono praticamente innamorata di questo libro, come si può intuire da tutti i post-it che ho messo. Credo che questo sia veramente il manuale, ma proprio scritto in maiuscolo, proprio è il manuale per le persone introverse. Iniziamo a parlare dell'autrice. Di cui non ripeterò il nome per non fare figuracce, che è una psicoterapeuta, è una educatrice, ricercatrice e ovviamente editrice, e negli ultimi anni sta appunto tenendo delle conferenze a tema introversione. Essendo lei una psicoterapeuta, in questo libro troviamo proprio degli esempi pratici a livello proprio di suoi pazienti che sono andati in terapia da lei. Allora, praticamente questo libro inizia con il preludio e già dalle prime tipo tre righe avevo capito che era il libro giusto per me e adatto per me. Vi leggo quindi questa frase che mi ha praticamente conquistato già dall'inizio. Crescendo mi è capitato spesso di rimanere sorpresa dal mio comportamento. Ero piena di contraddizioni che mi confondevano e mi sentivo una specie di pesce fuor d'acqua. Ecco, praticamente quando ho letto Pesce fuor d'acqua ho detto ok, questo è il libro giusto per me, ho fatto benissimo a comprarlo perché spesso e volentieri mi è capitato, sia in passato che comunque anche adesso quotidianamente, quindi nella vita adesso presente, di sentirmi proprio così, un pesce fuor d'acqua. Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato in me o qualcosa che comunque dovevo modificare, perché appunto io non riuscivo ad essere magari abbastanza estroversa, non riuscivo quindi a chiacchierare con la facilità che invece vedevo in altre persone. Non sapevo esattamente di che cosa parlare, non sapevo, non so. Quando magari mi ritrovo in situazioni in cui ci sono tante persone, spesso e volentieri tipo vorrei fuggire e andare a nascondermi. E poi invece capitavano magari altri momenti in cui sapevo esattamente di che cosa parlare e sarei andata avanti a parlarne per ore. Non avevo grosse difficoltà a dialogare con altre persone, ma questo mi sono resa conto che spesso accadeva in gruppetti piccoli o ristretti. Quindi, insomma, ho sempre pensato comunque di dover modificare il mio carattere e che ci fosse comunque di base qualcosa in me di sbagliato e che appunto dovevo modificare. Ecco, leggendo questo libro invece ho capito che non c'è niente di sbagliato in realtà in me. Allora, l'autrice parte dal presupposto che il mondo in cui viviamo, la società in cui viviamo, è principalmente una società estroversa, una società che premia i caratteri estroversi e soprattutto appunto nel mondo in cui viviamo. Il rapporto estroversi-introversi è 3 a 1, quindi vuol dire che ogni 3 persone introverse ce n'è una introversa. Quindi, insomma, già si capisce che è un mondo, è una società orientata all'estroversione, che appunto elogia
anche queste caratteristiche e dall'altra parte fa sembrare le persone introverse come delle persone che non hanno niente da dire, che sono asociali e che appunto se ne stanno nel loro angolino buio e nascosto e appunto non hanno, non meritano attenzione perché non hanno nulla di cui parlare. Spesso poi la società in cui viviamo demonizza la solitudine e la riflessione. È molto più improntata, diciamo, all'azione, alla competizione, alla anche velocità di dialogo, di risposte. Bisogna avere sempre risposte pronte, bisogna avere sempre tutto subito. Quindi è una società, appunto, come vi dicevo, molto improntata verso l'estroversione. L'autrice poi fa anche una distinzione tra una persona introversa e una persona timida, perché si può essere entrambe le cose, cioè si può essere sia introversi che timidi. L'introversione e l'estroversione, diciamo che sono una caratteristica del nostro carattere, quindi noi principalmente siamo o estroversi o introversi. Ci possono essere anche persone che sono un po' una via di mezzo, e questo per capirlo, tra l'altro, si può fare un test che è appunto all'interno del libro, in cui inizialmente si capisce, diciamo, se si è estroversi, introversi o se si è una via di mezzo. E poi se si risulta introversi, si può, diciamo, approfondire questa cosa con un altro test e per capire a quale livello di introversione siamo. Però ecco, sia che una persona sia estroversa, sia che una persona sia introversa, è proprio una parte del proprio carattere. E mentre per quanto riguarda la timidezza, quella diciamo che è una caratteristica che può essere superata. Cioè, nel senso, mentre noi possiamo smussare la nostra introversione, la timidezza invece può proprio essere superata come cosa. Appunto, l'autrice spiega e dice: la timidezza non è ciò che si è, come nel caso dell'introversione, ma ciò che si ritiene gli altri pensino di noi. Quindi cambiando comportamento si può trarre un certo beneficio. Nel dettaglio, la timidezza è una forma di ansia sociale, un'estrema consapevolezza di sé quando ci si ritrova circondati da altre persone. Le persone timide possono sentirsi a disagio sia nelle conversazioni a tu per tu, sia nelle situazioni di gruppo. Non è una questione di energia, ma di mancanza di sicurezza nelle occasioni sociali. È la paura di quello che gli altri possono pensare di voi. Fa sudare, tremare, arrossire, accelerare i battiti del cuore, indurre all'autocritica e farvi credere che la gente rida di voi. Quindi, ecco, diciamo che questa cosa può essere modificata e può anche sparire del tutto, mentre l'introversione è proprio il nostro essere. Infatti qui meglio spiega: l'introversione è la sana capacità di entrare in contatto con il proprio mondo interiore, è una qualità costruttiva e creativa che si riscontra in molti pensatori indipendenti i cui contributi hanno arricchito il mondo. Gli introversi possiedono abilità sociali, amano le persone e partecipano con piacere a determinati eventi pubblici. Tuttavia, il chiacchiericcio tipico delle feste drena le loro energie, dando loro in cambio ben poca soddisfazione. Gli introversi amano le conversazioni tu per tu e le attività di gruppo possono risultare per loro eccessivamente stimolanti, affaticandoli. E qui diciamo che si passa anche all'altra vera distinzione tra estroversi e introversi, ovvero il modo in cui si ricaricano le energie, perché appunto quando delle persone estroverse hanno magari una brutta giornata, diciamo che il loro modo di ricaricarsi, il loro modo di riprendersi da questa brutta giornata tendenzialmente sarà quella di uscire all'esterno e stare a contatto con altre persone. Mentre la persona introversa, per ricaricare le energie, ha bisogno di rinchiudersi, quindi di stare in solitudine o comunque di stare nel suo mondo, di fare le sue cose che gli piacciono, che la fanno stare bene,
E quindi ecco, c'è una grande distinzione perché l'estroverso appunto andrà verso l'esterno, mentre l'introverso tenderà ad andare verso l'interno. Nella parte centrale del libro poi c'è proprio anche una parte un po' più tecnica, la chiamerei. Perché appunto viene proprio spiegato anche il meccanismo del cervello, del pensiero del cervello, di un estroverso e di un introverso, che anche qui si notano proprio le differenze. Proprio le persone estroverse e quelle introverse hanno proprio due modi di pensare diversi. C'è poi una terza parte che è la parte per costruirsi una vita giusta, in cui vengono dati diversi consigli sia per conoscersi meglio, sia per imparare a gestire la propria energia. L'autrice consiglia, se vi capita magari una settimana in cui avete diversi impegni, magari la settimana quella successiva prendetevela per voi, prendetevela proprio per fare una pausa e pensare solo ed esclusivamente a voi. Perché in questo modo si evita di andare in down, quindi di scaricare eccessivamente le batterie e di avere magari anche dei crolli o di non stare, diciamo, proprio bene. E poi vengono dati anche dei consigli per estrovertirsi, ovvero per come fare a uscire, andare all'esterno, a contatto con appunto tante persone estroverse. Questo libro non vuole dire che le persone introverse sono migliori rispetto a quelle estroverse, perché di base l'autrice fa capire che nel mondo c'è bisogno sia delle persone estroverse sia di quelle introverse, anche se magari l'impatto diciamo, non ci si capisce molto, però il mondo ha bisogno di entrambe queste personalità. Quello che vuole far capire è che appunto gli introversi non devono pensare di essere delle persone sbagliate, proprio perché principalmente si vive in un mondo che non è il nostro e quindi è un mondo che di base non ci fa sentire capiti, ma va tutto bene, va benissimo così. Quindi ecco, io veramente lo considero un manuale, consiglio veramente di leggere questo libro tutte quelle persone che comunque sanno di essere introverse o che magari hanno il sospetto, perché veramente aiuta, aiuta e ci si sente in un qualche modo capiti e soprattutto non ci si sente più sbagliati. Quindi, con questo è tutto. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se l'avete già letto questo libro, se ne avete degli altri da consigliarmi. Quindi niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!